I mezzi sono quattro, un convoglio logistico dell'UNIFIL, la forza di pace delle Nazioni Unite in Libano. La bomba è dietro una barriera di cemento sull'auto dell'autostrada che porta a Sidone, nel sud del paese. L'esplosione investe due dei mezzi. Sei italiani sono colpiti, due gravissimi. Per molte ore si dice che siano morti, poi la smentita, ma dinamica e dettagli restano misteriosi. L'attacco viene nel giorno in cui l'ONU ricorda i caschi blu morti in missione. I movimenti libanesi che si oppongono all'influenza della Siria nel paese accusano il regime di Assad. È un avvertimento per l'Occidente, per il G8 che proprio oggi annuncia sostegno alla primavera araba. Ma nei comandi dell'UNIFIL si ricorda anche questo video. Diffuso 3 anni fa, firmato Brigate Abdullah Azzam, cioè Al-Qaeda in Libano, mostrava razzi pronti per essere lanciati contro Israele, minacciava sionisti e crociati. E tutti ricordano quello che accadde nel 2007 e poi nel 2008 nei campi profughi palestinesi. Forze leali ad Abu Mazen prima, esercito libanese poi, cacciarono con la forza i gruppi legati ad Al-Qaeda che stavano mettendo radici nella disperazione dei campi profughi palestinesi in Libano. Il più grande è proprio a Sidone, la città dell'attacco di oggi. Sgomento, dolore e rabbia da Hezbollah. Gli italiani, dice, sono qui per la pace. 4 anni fa 6 caschi blu spagnoli furono uccisi, fu il solo grave attentato contro l'UNIFIL, missione fondamentale per la pace in Medio Oriente, come ricorda il ministro degli esteri Frattini, che però annuncia ridurremo gradualmente il nostro impegno. Nulla è mai del tutto casuale ed allora la bomba sulla strada per Sidone somiglia tragicamente ad un missile a testata multipla. Le ragioni interne, il campo palestinese, lo spettro per gli estremisti, di ogni possibile spiraglio di trattativa tra israeliani e palestinesi si salda alla crisi più generale che sta investendo il mondo arabo. Il sud del Libano è da sempre il territorio che Hezbollah rivendica, avendolo, così dice, strappato ad Israele. Non è un caso se proprio lì pattugliano le forze dell'UNIFIL. Dalla fine dell'occupazione israeliana i caschi blu sono arrivati fino al considerevole numero di 12.000 tra forze di terra e di mare e sono riusciti tutto sommato a tenere sotto controllo una polveriera al prezzo di sporadici attentati. Il più grave nel 2007, morirono 6 soldati spagnoli, poi nel 2008 ci furono soltanto feriti. In questa primavera però lo scenario cambia velocemente ed allora bisogna guardare anche alla crisi siriana. L'influente vicino di Damasco, scosso dalle proteste popolari, è sull'orlo di un precipizio diplomatico simile a quello libico. Hezbollah è grande alleato di Assad e proprio nei giorni scorsi il capo del Partito di Dio aveva riaffermato che un'eventuale caduta della Siria sarebbe stata unicamente al servizio degli interessi di Israele e degli americani. Insomma, per gli estremisti sciiti, libanesi e filo-iraniani, Assad non si tocca. Le vittime sono i nostri caschi blu. Il messaggio è indirizzato a tutta la comunità internazionale. Presidente americano Barack Obama in testa.